si apre la porta santa del primo giubileo della storia, quello che Papa Celestino V, la sera stessa della sua incoronazione a pontefice, concesse a tutti i fedeli. È la perdonanza celestiniana dell'Aquila in una basilica di Collemaggio ancora profondamente ferita dal terremoto del 2009. Il perdono è come il canale attraverso cui l'amore di Dio inonda il cuore dell'umanità. Alla vigilia dell'apertura dell'anno giubilare della misericordia indetto da Papa Francesco, la perdonanza aquilana assume un significato in più e continua a richiamare fedeli vicini e lontani. È in fila per la Porta Santa? Sì, come tutti gli anni. Lei viene tutti gli anni? Sì, sono dell'Aquila. Dobbiamo venire. Arrivo da Monza. Colombia. Fino al 1294 l'indulgenza plenaria era concessa solo ai crociati in partenza per la Terra Santa e ai pellegrini della Porziuncola di Assisi. Poi, 721 anni fa, la grazia del perdono arriva anche qui, tra i vespri del 28 agosto e quelli del 29. Sono venuto l'anno scorso in occasione dei miei 50 anni, visto che li compio proprio oggi. Oggi sono 51. Quindi è ben augurante questa presenza. Ma me lo auguro, e comunque è una partecipazione che mi piaceva fare sia a livello eucaristico che storico. La prima volta, bellissima, un'esperienza meravigliosa veramente. Prego per la mia famiglia, per i poveri, per tutti i bisognosi e per tutto il mondo.